Un 2021 che ha presentato un conto salato sul fronte delle vittime degli incidenti stradali, soprattutto per quanto riguarda il numero dei feriti. A dirlo il compartimento di Polizia Stradale della Sardegna, che ha appena pubblicato il bilancio dell'attività nell'isola relativo allo scorso anno. Mentre si registra un lieve calo degli incidenti stradali mortali in tutta la Sardegna, con 16 vittime rispetto alle 19 del 2020, sono stati 367 gli incidenti con lesioni, con 489 persone ferite. Un dato ben superiore a quello del 2020, quando le persone che hanno riportato lesioni sono state 448. Dai 35.000 controlli effettuati in un anno sono risultate 5.000 le sanzioni per eccesso di velocità, oltre 650 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 17 le denunce per guida sotto effetto di stupefacenti. La Polizia Stradale ricorda come per arginare gli incidenti stradali sia fondamentale la prevenzione da parte di chi sale su un veicolo, che sia conducente o passeggero. A questo proposito, da anni vengono portate avanti sul territorio numerose campagne di educazione stradale per la guida consapevole, soprattutto tra i ragazzi. Icaro, Bici Scuola, L'Unione fa la differenza, Guida e Basta, Inverno in sicurezza e Vacanze sicure sono i nomi delle iniziative con cui la Polizia Stradale tenta di diffondere il messaggio di una guida consapevole, soprattutto tra i giovani automobilisti del futuro, con l'obiettivo di portare a zero in un tempo vicino il numero delle vittime della strada.